Speed Race, l'ABC dell'energy drinking. Hai fatto? Lo stiamo già registrando. Ok. Allora guarda, questa è l'ultima, poi vai a Yamaha, poi vai a Nolan, poi ti riposi. Dopo vado nelle aziende mica a recuperare i pezzi della montagna. Esatto. E poi che domenica c'è? No. Perché è un contratto dove ricorre con uno squadra e la pensata Yamaha. Perché la cosa vuoi provare? È un probabile, è forzata. Sarebbe, no, in ogni caso dai. C'è Alex infogliato dove vuole darti una lezione. Dice lui. Vabbè, che me la darei. No, vabbè, lasciamo. Va forte. Va forte, vabbè, però adesso parliamo della stagione pazzesca. No, dai, bella. Marco è contento perché diceva, oh, c'ho più copertina adesso della moto quando ero più di 20 anni. Grande affetto. Come ho detto prima, molta, quando sono uscito a creare per fare le colonne di prima, ho trovato una marea di gente, cioè ero sorpreso, mi sembrava strano che fosse per me, però sapere bene, era una bella sensazione. Si è girato dietro per vedere se c'era qualcuno. Io ho visto la mano, però mi chiamavano meglio. Cioè Di Pillo è un molestatore, sei un molestatore Di Pillo. Vabbè, boh. No, scusa, sto facendo l'intervista. Quando puoi chiedere qua. No, vabbè. Sempre lui, sempre così Di Pillo. Sì, ma sto facendo l'intervista io, Per voi non me ne frega un piacere, però no, perché cioè fra donne, giornalisti, non ne posso più con te. Lo so, scusa, no, ma continuiamo. Vabbè, dai, senti, tanto noi, no, che taglio. Io lì da Nola non ce la faccio passare perché sono qui col tuo ex compagno di squadra Eugene Laverty. Adesso mi devi dire tre domande veloci. Chi temi di più per l'anno prossimo? Proprio pensando così. Ma a dire la verità me stesso, nel senso che per noi adesso non abbiamo altri rivali, dobbiamo cercare di tirare fuori il 100% del nostro potenziale. Questo sarà il nostro obiettivo principale, la nostra comunque difficoltà più grande a ora. E questa è la 1, la 2, rimpianti zero, proprio assoluto, proprio zero, rispetto alle cose che hai lasciato, sia dalla Superbike al qui, sia alla Yamaha, sei totalmente focalizzato sulla BMW, su questo ci sei. Come ho detto, onestamente, prima di provarlo, reduce dall'esperienza di Capi, ero un po' preoccupato e spaventato perché c'era questo nomine del mondo. Poi dopo il test le cose negative diciamo me le aspettavo, ma le sorprese positive no, quindi sono diciamo accettato nel positivo. Adesso sono consapevole che sarà durissimo, però sono molto motivato, vedo anche il team, la BMW stessa, tutti molto motivati a collaborare e a cercare di... Allora, quel mostro lì non l'ha domato nessuno per adesso, però quelli sono tedeschi, sono precisi, cioè tu dici quello che devono fare e loro lo fanno, come dice il comico... stai attento però, perché se dice la cagata loro... Come ho detto, entrare in una grande azienda bisogna fare il punto di piedi, per questo ho chiesto due anni, perché sono consapevole che non posso arrivare e porre le mie idee o quelle della mia squadra. Quindi noi dobbiamo cercare di guadagnarci la fiducia di BMW e cercare di fargli capire che dobbiamo lavorare assieme. Noi abbiamo l'esperienza, noi come io e la mia squadra, sì. A parte di Yamaha che certo. Con me, abbiamo l'esperienza necessaria sul Racing per cercare di far fare l'ultimo gradino a... Allora, da un lato è una bella cosa perché tu ti sei messo in gioco per due anni e non sono pochi, dall'altro hai una bella responsabilità, finalmente ti auguro una stagione tranquilla, cioè nel senso che non che ogni anno cazzo succede qualcosa, io sono preoccupato per te, quando arrivo a fine stagione sono preoccupato per Marco, cosa succederà? No, alla fine come ho detto, per me è stato veramente un problema opportunità, cioè il problema che la Yamaha ritirava, ho avuto l'opportunità di guardare avanti, ripartire con un'esperienza completamente nuova, difficile, però cercare di farla completamente mia, quindi questo è forse una cosa che mi è sempre mancata in modo di più. Io sono convinto che se avessi avuto un altro anno per fine tuning, o era due, sì dai. Sicuramente il regolamento ti sarebbe venuto incontro, perché giustamente ridanno i 6 kg alla Ducati che quest'anno diciamo, gli avevano abbonato rispetto agli scorsi anni, in più davano piccoli diciamo, margini di miglioramento, noi ci davano la possibilità di alleggerire l'albero motore,
quindi ci dà una possibilità di lavorare nel motore proprio nelle aree di difficoltà nostre. Quando abbiamo fatto il test a Milano abbiamo trovato un mezzo secondo abbastanza facilmente, quindi potevamo crescere quando gli altri magari erano al massimo del gruppo. Con i secchi in mano non si va da nessuna parte, adesso ti becchi sta moto tedesca, salsiccia e crowd nell'ospitali, no, si mangia bene. E quindi dai, ti auguro ogni bene, ci vediamo presto, alla prossima, grazie sempre per il gentile. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.